Io ho iniziato a collaborare con Mary Guerin nel 2009 quando lei ha allestito una mostra a Monzuno. Poi abbiamo organizzato diverse estemporanee di acquerello con i suoi allievi e poi dopo è nata un anno fa questa collaborazione su questa bellissima mostra sul chiarismo e fra cui c'è anche un pittore molto importante che è Giuseppe Gagliardi, monzunese, vissuto fino al 2005, quindi 103 anni perché era nato nel 1902 e di cui abbiamo delle bellissime opere, di cui due anche della Proloco di Monzuno che ci ha prestato e che ringraziamo con piacere. Molti pittori, fra cui Gagliardi che abitava a Monzuno, ma altri come la Mascellani, Luigi Bianchi, hanno partecipato al concorso Bertocchi vincendolo, uno Bianchi negli anni 60 e la Mascellani credo negli anni 80. Quindi come Comune di Monzuno siamo stati contenti quando la Mary Guerin ci ha proposto questa iniziativa e abbiamo colto l'occasione di parteciparci. In collaborazione col quartiere Santo Stefano e con Mara abbiamo organizzato durante questa mostra tre serate in cui tre critici, Monica Miretti, Pierluca Nardoni e Gianluigi Zucchini esporranno le loro tesi sugli autori esposti alla mostra. Quindi è anche un momento, non solo una mostra pura e semplice, ma è anche un momento per riscoprire questi autori e il movimento chiarista bolognese. Io parlo di echi del chiarismo per questi bolognesi, perché sotto le spoglie della natura, del reale, si muove come una vena di irrequietezza. Il termine chiarismo viene coniato nel 1935 per indicare un gruppo di artisti che condividono una poetica che si esprime attraverso l'uso di un colore chiaro, di un tono chiaro, di non più il chiaro scuro, ma le ombre per esempio sono fatte col colore, e un mondo che non è più quello di Novecento, quindi non è più il mondo delle masse forti, scultore, costruito, ma è un mondo molto più evanescente che richiama la fragilità dell'uomo, che richiama anche un mondo in qualche maniera un po' sognante, un po' di fantasia, e ci riporta un po' con i piedi per terra. Insomma, Novecento aveva esaltato, no, la grandezza dell'uomo, i chiaristi tornano un po' proprio nella pelle dell'umanità, come dire. Francesco Arcangeli, il grande critico fratello di Bianca e in arte Rosalba, definisce chiarismo bolognese parlando di un gruppo di artisti tra i quali colloca Gagliardi, e quindi artisti che escono un po' dal mondo dei Pizzirani, dei Protti, dei Garzia Fioresi, no? della realtà bolognese che conoscevamo, e che amano appunto anche loro questo colore chiaro, queste tonalità più evanescenti, questo colore molto più luminoso. E quindi ecco, direi che il legame è proprio questo, attraverso il grande Momi. Allora, io parlo di naturalismo inquieto in merito a questi pittori, quindi ai pittori che abbiamo scelto di esporre: Rosalba, Bianca Arcangeli, Bertacchini, Gagliardi, Luigi Bianchi, Mascellani, Norma Mascellani e anche Mara Guerrini, per designare una forma di attaccamento, se vuole, ancora a quel naturalismo di stampo ottocentesco, ma con un leggero scarto. Parlo di naturalismo inquieto perché la natura che vediamo in questi chiaristi o questi
post-chiaristi, io parlo di echi del chiarismo per questi bolognesi, per questa temperie che si muove tra gli anni 50 e gli anni 60 a Bologna, perché sotto le spoglie della natura, del reale, si muove come una vena di irrequietezza che non scompagina completamente la forma di questi riferimenti, di questo riferimento alla natura, ma ne agita un po' le spoglie, quindi è come se togliessimo un po' quella pellicola della referenzialità, no, alla natura, e ne vedessimo sotto scorrere una vena molto chiara, molto azzurrata, molto tendente alla confusione, insomma, tra queste componenti aeree e acquatiche che sono proprie di questi chiaristi degli anni 50-60. Per naturalismo informale io uso questo termine perché altri l'hanno usato. Si è parlato di naturalismo informale per Bertacchini e per altri pittori qui in mostra, per distinguerli un po' da altri artisti che si muovevano in quel periodo a Bologna e non solo, propriamente detti informali, quindi per distinguerli da artisti della loro stessa generazione, che però affondavano, insomma, la loro pittura in un tuffo materico, in un tuffo informe, appunto, da cui le varie tendenze degli informali, e in cui il naturalismo, una referenza alle spoglie della natura, ormai si perdeva. Ecco, l'opera di Mara Guerrini è da leggersi come un'opera che eredita, soprattutto per alcuni lavori, quelli che abbiamo deciso di inserire in questa esposizione, che eredita quella tendenza, appunto, di questi artisti figli di una certa impostazione chiarista, che è quella storica della Lombardia, ma figli anche di un magistero che è quello di Virgilio Guidi, che ha insegnato a questi artisti qui a Bologna ad affondare la natura in questa confusione aerea acquatica, e con questi toni molto molto chiari, molto azzurrati. Mara Guerrini usa l'acquerello, che è un medium ideale per stemperare, insomma, per confondere le sembianze della natura, del naturale, e lo fa ereditando appunto quella linea che può essere una linea guidiana, e quindi distende il colore, smagliandolo, quindi confondendolo quasi in una distesa liquida quasi omogenea, dai toni lievissimi, e rifacendosi appunto a queste impronte molto lievi che sono figlie di un magistero guidiano e poi anche bendiniano, non per niente, di Vasco Bendini, intendo, non per niente, Mara Guerrini è stata proprio allieva diretta di Vasco Bendini all'Accademia di Bologna. Chiarismo a Bologna è una, diciamo, espansione del chiarismo milanese, un movimento che credo sia stato Guido Piovene a dare la definizione di chiarismo, un movimento che cercava di, tramite i colori chiari, di opporsi a un accademismo classico, che allora era stato ripreso da un invito di Cocteau, appello all'ordine, quindi un richiamo all'ordine dopo gli scombussolamenti delle avanguardie. E si cercava appunto di utilizzare sì il figurativo, ma non tanto un figurativo appunto accademico che si rifacesse alla 5, 600, al 400, eccetera. Un naturalismo dove il colore fosse diverso dal solito colore, per esempio impressionista, cioè molto vivace, molto o fauve, diciamo ancora addirittura aggressivo. Quindi questo movimento nasce così nel milanese, poi si espande in Lombardia, ma anche altri artisti in quel periodo, in altre regioni, in particolare in certe città come Roma già e poi anche Bologna, ebbe delle ripercussioni, no? Per cui abbiamo un chiarismo bolognese di artisti, cioè che a Bologna hanno prodotto delle opere
impostate su questo timbro chiaro, come diceva anche Arcangeli del resto di Gagliardi, in cui parlava di timbro chiaro, non è che parlasse di chiarismo dal punto di vista proprio tecnico e di movimento, quanto di timbro chiaro che alcuni artisti avevano privilegiato. Ecco, Mario Guerini direi che si inserisce allora, se vogliamo, in questo filone di chiarismo che appunto raccoglie dalla natura le luci, le traslucide, i cieli piuttosto nebbiosi, piuttosto, e poi le acque, ecco, molto, lei insiste molto pittura, mi fa molto pittura sull'acqua, diciamo approfondimenti di visioni più rarefatte, più nebulose, per cui il chiarismo, la chiarità del colore si rarefà fino a diventare qualche cosa di informale, di astratto. Sto curando un laboratorio di acquerello nell'ambito della mostra Echi del Chiarismo a Bologna. Introduco brevemente l'argomento parlando dei materiali e della tecnica. Dico sempre che l'acquerello è la tecnica delle tre P: pratica, perseveranza, pazienza. Iniziamo dai colori, usando solo i tre colori primari: giallo di cadmio chiaro, blu cobalto, rosso carminio, dalla cui mescolanza ricaveremo i colori secondari e terziari. Quindi, per semplificare, mescolanze e gradazioni di tono. È risaputo che i colori d'acquarello si schiariscono con l'aggiunta di acqua, fino ad arrivare ai toni più diafani e trasparenti. È una tecnica trasparente, per cui le velature non sono infinite, altrimenti si rischia di annullare la freschezza, l'immediatezza e la spontaneità. Nel vero acquerello ci deve essere una dolce umidità, per cui affrontiamo la tecnica del bagnato su bagnato e del foglio asciutto. I risultati migliori si ottengono sfruttando tutti i gradi di umidità della carta. Ecco, ora affrontiamo l'argomento carta. Guardando le carte, la loro grana e la composizione, mi soffermo con attenzione sull'opportunità di scegliere carte di puro cotone al 100%. Rita sta scegliendo i pennelli più adatti dalla sua ricca custodia e da questo si intuisce che ha una certa esperienza. Suggerisco di scegliere sempre pennelli di pelo di martora perché più morbidi ed elastici. Le dimensioni varieranno in relazione al soggetto da ritrarre. Ora iniziamo dal soggetto classico, il cielo. Consiglio di bagnare abbondantemente il foglio in modo da ottenere una stesura fluida e morbida. Anna sta preparando i colori sulla tavolozza. Inizia a mescolare tra i colori primari, dosando la quantità in modo adeguato per ottenere un grigio pain molto adatto a rappresentare un'atmosfera nebbiosa. Atmosfera, bella parola che ricorrerà spesso parlando di acquerello. Si può citare Turner per capirci.
Elisabetta preferisse bagnare la carta e stendere delicatamente i colori puri direttamente sul foglio e non sulla tavolozza, muovendo adeguatamente il foglio, questo per ottenere purezza e luminosità superiore nei colori.